Per prima cosa accedi al pannello di fatturazione elettronica collegandoti alla pagina fatturazioneelettronica.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci i tuoi dati utente e clicca su Accedi. Dall'elenco delle voci a sinistra seleziona il menu Incassi e pagamenti e Riconciliazione. All'interno della sezione è visibile l'elenco dei movimenti riconciliati per l'anno che hai selezionato. I movimenti possono essere riconciliati sia in modo automatico, tramite la procedura guidata che vedremo fra poco, o in modo manuale, applicando l'azione Riconcilia su un movimento di prima nota. La colonna Tipo identifica il tipo di riconciliazione di ciascun movimento. Per eliminare una riconciliazione, automatica o manuale, clicca su Azione, in corrispondenza della riconciliazione da rimuovere, e poi su Elimina. Per eliminare più riconciliazioni automatiche o manuali presenti nel menu Incassi e Pagamenti, inserisci il flag in corrispondenza dei file desiderati. Dal menu Azioni, in alto a sinistra, scegli Elimina e clicca su Applica per eseguire l'operazione. Per concludere l'operazione, premi Prosegui al messaggio visualizzato. Per scaricare il report Excel di più riconciliazioni automatiche o manuali, inserisci il flag in corrispondenza dei movimenti desiderati e per cui si vuole estrarre un report. Dal menu Azioni, in alto a sinistra, scegli Scarica report Excel. Vai su Applica. Cliccando su un qualsiasi elemento in tabella, si accede al dettaglio dello stesso. Per ogni movimento saranno visibili i dati principali e i dati movimento applicazione. Per avviare la procedura di riconciliazione bancaria automatica, vai su Nuova riconciliazione in alto a destra. Nel primo step, carica il file XML o XLS, XLSX dal locale. Utilizzando l'apposito pulsante, seleziona Documento. In alternativa, puoi trascinare il documento direttamente sul pannello. Dopo il caricamento del file, passiamo al secondo step. Se il formato del file è riconosciuto in automatico dal sistema, ad esempio perché è già utilizzato per altre riconciliazioni della stessa banca, i dati richiesti saranno compilati in automatico e potrai modificarli scegliendo le voci dai menu a tendina. Se al contrario il formato del file non è riconosciuto in automatico dal sistema, sarà necessario indicare la riga di intestazione, ossia la riga in cui sono presenti i titoli delle colonne della tabella contenente i movimenti bancari, e compilare le colonne del file in cui sono contenuti i dati relativi a data valuta, descrizione ed importo, tutti i dati obbligatori per procedere con la riconciliazione. Se nel documento importato le entrate e le uscite sono indicate su due colonne diverse, inserisci il flag su Entrate e uscite su due colonne diverse. Prosegui. Nel caso in cui all'interno del file Excel vengano trovati movimenti già riconciliati in precedenza, o con formato non corretto o con campi obbligatori vuoti, verranno scartati e non verranno proposti negli step successivi della procedura. Ancora su Prosegui. Il terzo step della procedura guidata di riconciliazione richiede di indicare quale è la banca per la quale si sta effettuando la riconciliazione e il periodo di riferimento. Seleziona dal menu la banca su cui si sta effettuando la riconciliazione tra quelle salvate nel menu Anagrafica, Banche e Casse. Quindi verificare, e se necessario modificare, il periodo in cui sono stati eseguiti i movimenti dell'applicazione che devono essere considerati per la riconciliazione. Vai su Prosegui. Nel quarto step sono visibili i movimenti del conto corrente indicati nel file Excel caricato e le rate o i movimenti manuali presenti nell'applicazione per i quali il sistema ha individuato una corrispondenza. Per ogni associazione presente nella sezione Associazioni suggerite, puoi cliccare su Riconcilia per confermare l'associazione. In questo caso l'associazione proposta è spostata nella sezione Riconciliati. Dalla sezione Riconciliati puoi annullare le operazioni eseguite cliccando su Annulla. Puoi accettare tutte le associazioni proposte scegliendo Riconcilia tutti o rifiutarle con il pulsante Annulla tutte le associazioni. Ritornando alla sezione Associazioni suggerite, puoi cliccare su Annulla associazione per rifiutare l'associazione proposta e lasciare il movimento bancario fra quelli ancora da riconciliare. In questo caso il movimento è spostato nella sezione Da riconciliare. Cliccando su Ricomincia associazione automatica,
si annullano tutte le operazioni eseguite fino a quel momento e si ripristina lo stato iniziale con tutte le associazioni ancora da accettare o annullare. Per andare al quinto step e terminare la procedura guidata di riconciliazione, vai su Prosegui. Non preoccuparti! Potrai proseguire allo step 5 anche nel caso vi siano ancora associazioni da confermare o rifiutare. Il sistema ti informerà che saranno gestite più avanti. Nella riconciliazione manuale sono riportati a sinistra i movimenti della banca importati, mentre a destra verranno mostrate le rate e i movimenti manuali associati a quella banca per il periodo prescelto. In alto al centro è presente un filtro che consente di scegliere la categoria di elementi da visualizzare, da riconciliare, in cui troviamo i movimenti ancora non riconciliati, ed è la sezione da cui si possono effettuare le riconciliazioni o le altre azioni. Riconciliati, cioè i movimenti a riconciliazione completata. Prima nota, i movimenti inseriti in prima nota. Infine, su Ignorati ci sono tutti i movimenti che al momento non prendete in considerazione. È possibile ricercare uno specifico movimento della banca importato o una rata e/o un movimento manuale presente nell'applicazione con il campo Cerca, presente sopra ciascun elenco. Cliccando su Modifica, in corrispondenza di Movimenti e Applicazione, è possibile variare la banca e il periodo di riferimento scelti al terzo step. Puoi creare un movimento manuale di prima nota per registrare un movimento presente in banca e non relativo all'incasso o al pagamento di una rata. Per procedere, inserisci il flag in corrispondenza di un singolo movimento della banca. Si visualizza il pulsante Azioni, in basso a destra, da cui scegliere Inserisci in prima nota. I movimenti saranno spostati nella sezione Prima nota e, una volta completata la riconciliazione, saranno visibili anche in prima nota. Per indicare che uno o più movimenti bancari non debbano essere riconciliati, dal pulsante Azioni, in basso a destra, scegli Ignora movimento. I movimenti saranno spostati nella sezione Ignorati. Per riconciliare due elementi, selezionare un movimento di pari importo in entrambe le liste. Si visualizza il pulsante Riconcilia in basso a destra e, selezionandolo, i movimenti verranno spostati nella sezione Riconciliati. Sarà possibile selezionare e riconciliare anche più movimenti bancari con un movimento dell'applicazione e viceversa. La somma delle due selezioni dovrà comunque avere pari importo per poter procedere alla riconciliazione. Abbiamo quasi finito. Per concludere e salvare tutte le operazioni effettuate, clicca su Concludi riconciliazione in basso a destra. Se si conclude la procedura quando ancora ci sono movimenti bancari non gestiti, il sistema ti avvertirà. Scegli Ignora movimenti e prosegui. Clicca su Chiudi per concludere la procedura con successo.